Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono la Squinzia e questi sono gli anni 90 e in realtà anche 2000, oggi facciamo un po' di mix. In questo video infatti parleremo di quei film che lì per lì ci hanno fatto venire voglia di strapparci gli occhi, ma che oggi a più di 20 anni di distanza sono diventati dei veri e propri piccoli cult del loro genere. E ovviamente parliamo di capolavori 100% made in Italy. Prima di cominciare però vi chiedo di lasciare un bel pollice in su per supportare il mio lavoro, quindi iscrivetevi al canale e azionate la campanella. Mi piacerebbe arrivare a 1000 iscritti entro la fine del 2020. Se ce la farò pubblicherò un sex tape amatoriale con Bugs Bunny e Lola Bunny. Siete pronti a cominciare? Via con la sigla! Negli anni 90, con la computer grafica, abbiamo rimosso gli ultimi confini esistenti tra ciò che poteva essere portato sul grande schermo e cosa che pensavamo invece non si potesse. Negli anni 2000, invece, qualcuno, almeno in Italia, ha voluto provare a togliere questi limiti anche riguardo a chi poteva diventare un attore e chi invece no. Ovviamente con scarsissimo successo. Sì, perché gli anni 2000, ma anche la fine degli anni 90, hanno visto l'esordio sul grande schermo di chi attore proprio non era e che in realtà poteva contare su una carriera già avviata con grande successo in un altro settore. Cominciate a farvi un'idea dei film di cui sto per parlarvi? Dai, se mi seguite su Instagram è abbastanza facile indovinare. Andiamo in ordine temporale e partiamo con lui, Jolly Blue del 1998. Piano piano la strada alle 526, passa posti che io mai e poi mai avrei pensato. Per chi non lo sapesse, è il film musical degli 883, che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi un po' sfigatini alle prese con le relazioni con l'altro sesso. Baldo, il titolare di un locale dove si svolge il 90% della scena, è sommerso di debiti e teme di dover chiudere il suo bar. Quando ecco che il nostro Max Pezzali, insieme ai clienti e agli amici storici, decide di organizzare una serata musicale con raccolta di fondi proprio per venire in soccorso dell'amico. Il nostro protagonista all'evento sarà notato da un agente discografico e, insomma, l'epilogo finale è abbastanza prevedibile. Il livello di recitazione del film fu tendenzialmente molto basso e gli sto facendo un complimento. A tirarlo su furono solo gli interventi delle personalità femminili già molto navigate nel settore. E stiamo parlando della Sabrina nazionale, Sabrina Salerno, Natalia Estrada e Alessia Merz. La critica bocciò la pellicola, che venne bollata come l'estremo tentativo di Max Pezzali di fare cassa contando su una fanbase attaccatissima a lui, che aveva ormai raggiunto l'apice del successo. Ora, non me ne vogliono i fan degli 883, io il film l'ho visto più volte e addirittura al tempo lo registrai quando passò in televisione, ma con gli occhi da adulta mi chiedo, era davvero necessario? Piccola curiosità, che magari a qualcuno dei più appassionati è già nota, per il ruolo di Beatrice, che è stata poi interpretata da Alessia Merz, venne effettuato un provino a una giovanissima e non ancora troppo conosciuta Angelina Jolie, che venne poi scartata perché definita troppo sensuale. Proseguiamo con un film icona del 2000 e non solo, che non ha bisogno di troppe presentazioni. Alex l'Ariete. Capito? E va bene? Basta che la smetti! Avete presente quando qualche giorno fa abbiamo parlato dei film brutti degli anni 90? Ecco, Alex l'Ariete, al di là del fattore temporale, secondo me non fa parte di quei film brutti in senso assoluto. Fa parte semmai di un'altra categoria, di quelli che fanno il giro e diventano veramente qualcosa di fenomenale. Oddio, forse fenomenale è un po' esagerato, ma avete capito che cosa intendo. Il film segnò il debutto di Alberto Tomba sul grande schermo. Debutto che fu accolto in maniera a dir poco negativa. La pellicola fu un flop al botteghino e venne duramente stroncata dai critici, arrivando al punto di essere ritirata quasi immediatamente dalle poche sale cinematografiche che avevano deciso di proiettarlo. Volete il riassunto della trama o preferite una carrellata delle scene migliori e veramente più rappresentative di quest'opera d'arte moderna? Ormai un pochino vi conosco, ragazzi. Regia, andiamo con l'RVM. Alex, ti devo dire una cosa. Cosa? Ti ho sempre ammirato come un maestro. Aspetta! Ah, ma tu sei una donna allora. La senti questa? È una pistola. Fai male, molto male a non credere che mi vogliono ammazzare. Ci hanno provato due volte. Ciao. Salve.
Ho molta fame, tu che ne dici? Ah, ma Laura sei uno di quelli che fa le stupide coi maschietti, tu, eh? No, Michael Jackson, aiuta! Aiuta! Ti devo dire una cosa, Alex! Se lo vedi, mi fai un gesto così con le mani e nei capelli, va bene? Le gambe? Le braccia? Io... A posto? Che cosa? Mi sono buttata da un treno! Vai giù! Stupida, dove vai? Che bel faccino che hai. Mi ricordi mia figlia. Che buon papà sei. L'ho trovata, a posto. E poi lo vedi? Neanche tu mi credi. Posso farla qua dietro? Vai! Vai! Hai mai provato una frustatina sui fianchi? È una cosa che fa sognare, credimi. Allora, chi erano quei due? Non lo so. Giada non me l'ha detto, io non gliel'ho chiesto. Comunque la mia è una proposta seria. Pensaci, eh? Pensaci se ci riesci con la tua testolina. No. Tu non hai niente da dirmi. Ma sono loro. Stanno portando via la macchina! Quanto vale per te questa ragazza? Tanto. Mi vuoi usare come esca? Rilassati, siamo qui per divertirci. Voi volete solo ammazzarmi. Indossa questo vestito, sorridi sempre e sii carina. Mi fai schifo. Senti, io adesso te lo presento. Però tu devi stare attenta a quello che dici e a quello che fai, eh? E ho messo questo vestito nuovo proprio per dirti questo! Come cominciamo? Oh. Eva! Alex! Ho sentito tanti colpi, Alex! Ma per il giubbotto, me lo sono tolto! Andavo a fondo, se no affogavo! Mi ha ingannato con i suoi traffici finanziari con la Svizzera senza che io me ne rendessi conto. Non me ne rendevo conto. Raga, ve lo giuro. Mi viene da piangere, sono commossa. Ora veniamo alle curiosità. Per prima cosa, il film non doveva essere un film appunto per il cinema, bensì era nato come fiction per la TV, da dividere in due episodi. Il progetto venne trasformato praticamente in corso d'opera. Veniamo però alle dolenti note parlando degli incassi. Nel primo weekend fu visto solamente da 285 spettatori, un terzo dei quali i bolognesi concittadini di Tomba. Un incasso a dir poco vergognoso, in totale poco più di 3 milioni e mezzo di lire. Cioè, raga, 3 milioni di lire. In totale, in tutto il periodo di programmazione, la pellicola fu vista da 597 eroici spettatori. Il giornalista Luca Bottura, sulle pagine dell'Unità, diede al film il definitivo colpo di grazia, definendolo come il film che fece pentire i fratelli Lumière di aver inventato il cinema. Concludiamo con un ultimo pessimo esperimento del 2002, Un amore perfetto con Martina Stella e Cesare Cremonini. Io sono il re del mondo! Riviera romagnola, uranio e valigette piene di soldi. Insomma, cosa chiedere di più per l'esordio cinematografico del cantante italiano più amato di quel periodo? Cesare Cremonini, nel film il protagonista Celestino, si innamorerà perdutamente di Laura, interpretata da Martina Stella, che dopo un primo momento, a sua volta, si innamorerà del miglior amico del protagonista, Bernie, che la ricambia pure. C'è qualcosa che devo sapere? Io e Bernie abbiamo appena fatto l'amore. Quindi l'intreccio amoroso si svolge mentre i nostri tre eroi cercano di escogitare un piano per ricattare due trafficanti di uranio che sono stati scoperti con le mani nella marmellata nell'albergo della famiglia di Celestino. E già così ce n'è d'avanzo per quanto riguarda il riassunto della trama di questa chicca, che qualche anno dopo è stata trasmessa su Italia 1 in un'inclemente terza serata in una triste notte d'estate. Io c'ero, ragazzi, io c'ero e l'ho visto. La critica in questo caso fu piuttosto clemente e sicuramente meno tranchant rispetto agli altri due film che abbiamo citato prima, forse perché oggettivamente si tratta di un prodotto leggermente migliore o quantomeno la pochezza della storia è stata compensata da un cast fatto di attori professionisti almeno in larga misura.
anche se restano i dialoghi superficiali e le situazioni estremamente stereotipate all'interno appunto delle scene che si svolgono sulla spiaggia. Non si tratta comunque dell'unica esperienza cinematografica dell'ex leader dei Luna Pop. Nel 2011 infatti ha partecipato al film Il cuore grande delle ragazze di Pupi Avati. E oltre a questo il nostro Cesare può contare su diverse comparsate televisive tra serie TV e pubblicità. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel cinema trash. Fatemi sapere nei commenti se avete visto tutti e tre questi film e quali secondo voi sono i più brutti o i più belli, se ci sono. Insomma, dipende dai vostri punti di vista e dai vostri gusti. Se invece questo video vi è piaciuto, sapete cosa fare. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, azionate la campanella e condividetelo con tutti i vostri amici con i quali condividete a vostra volta l'amore per le cose brutte. Non dimenticatevi di seguirmi anche sugli altri miei canali social, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, e soprattutto continuate a taggarmi nelle vostre stories su Instagram a tema anni 90. Io ragazzi adesso non riesco a resistere, vado subito a riguardarmi Alex l'Ariete. Noi invece ci vediamo al prossimo video.